Ciao, bentornati. Dobbiamo parlare dei calciatori. Eh sì, perché parlare dell'allenatore è un conto, della preparazione della partita. Penso che sia super giusto, l'abbiamo praticamente sempre fatto in tutti questi anni di onorato servizio qui su YouTube, ma le valutazioni dei calciatori sono una cosa che un po' più riescono a catturare anche l'attenzione dei tifosi. Io mi metto lì dentro perché comunque alla fine l'allenatore te la prepara, l'allenatore fa i cambi, l'allenatore sposta i giocatori, poi i gesti tecnici, quelli che ci fanno innamorare del calcio, sono sempre quelli dei calciatori. E quindi andiamo a analizzare la prestazione singola di ogni singolo giocatore, scusate la ripetizione, che ieri sera ci ha permesso di arrivare in finale di Coppa Italia contro l'Inter. Ovviamente vi lascio qui sopra nelle schede il video su Allegri, vi invito ad andarvelo a rivedere, così potete avere anche un'idea chiara di quello che è il mio pensiero sul mister. Perin 6 e mezzo, perché ieri sera Perin è stato determinante. La Fiorentina ha trovato, penso, 3, forse 4 palle gol pulite. Perin in almeno 2 occasioni ha tenuto a galla la Juventus, poi in altre occasioni è stata la stessa Fiorentina a non riuscire a concretizzare o comunque una ribattuta da parte di un altro giocatore della Juve, ma Perin ha tolto 2 palloni dalla porta, uno in particolare su un colpo, non mi ricordo nemmeno se di testa, forse una deviazione nella sua area piccola, e un altro verso la fine con i piedi. È stato un intervento anche quello non troppo facile, poi è vero che noi avevamo anche il gol di vantaggio dell'andata che ci faceva rimanere un po' tranquilli, ma portarsi a casa il clean sheet, signori, per quanto mi riguarda, è sempre qualcosa di bellissimo. E pensare che tra andata e ritorno abbiamo vinto, siamo passati con un 3-0 complessivo, mi fa rimanere abbastanza tranquillo. E Perin, penso proprio che si possa godere il suo rinnovo fino al 2025 nel migliore dei modi. Prima partita che gioca dopo il rinnovo, 0 gol subiti, prestazione di livello, interventi decisivi. Molto bene, Mattia. Bonucci e De Ligt, io qua ve li metto insieme, vi dico anche già che la valutazione complessiva è di 6 e mezzo a testa, quindi entrambi 6 e mezzo, per un motivo. Tanto De Ligt, signori, è l'uomo in più che ci permette di segnare il gol dell'1-0. Non so se questo l'avete notato, l'azione nasce con un bellissimo break di Rabiot a centrocampo, si sviluppa con De Ligt che avanza, allarga la palla su Morata, Morata crossa per Vlahovic, l'intervento un po' così di Drogowski, Biraghi che pasticcia un attimo, e Bernardeschi che poi conclude con un gioiello, va bene, ce l'abbiamo ancora negli occhi, molto simile anche a un vecchio gol che aveva già segnato Bernardeschi con la Juve. Però Matthijs de Ligt è il giocatore in più che cerca di dare manovra alla Juventus, è il giocatore in più che solitamente non c'è, di professione fa il difensore centrale, e sulla costruzione era lì, e non è stata l'unica volta, perché anche altre 2 volte durante la partita ecco che de Ligt si alzava ed ecco che la Juventus costruiva qualcosa di più. Poi lasciamo stare quel gesto tecnico in area di rigore alla Fiorentina dove se l'ha alzata, poi ha provato a tirare, lì veramente se faceva un gol del genere veniva giù lo stadio. Però de Ligt, ragazzi, ha dato spazio, ha dato respiro alla manovra della Juve. Questa cosa è super positiva da parte di un difensore centrale. Dall'altra parte Bonucci, che era un po' che non giocava, è un lieto ritorno Leonardo Bonucci, perché davvero ho guardato anche un po' le statistiche sul sito della Serie A. L'uomo che ha avuto più passaggi realizzati per la Juventus è stato appunto il nostro Leonardo Bonucci, e questo ci dà anche l'indice, no, di quella che è la qualità che può aggiungere uno come lui. Senza dimenticare un paio di palloni in cui è andato in verticale con il suo solito lancio lungo, un'altra arma che probabilmente in questi mesi è mancata tanto alla Juventus. Quindi bene, molto molto bene, sia Bonucci che De Ligt, sono stato contento di rivederli insieme, è quella che è la coppia titolare a tutti gli effetti, con buona pace di Chiellini e Rugani, sappiamo le situazioni di entrambi. Dobbiamo iniziare a pensare anche alla Juve del futuro, fermo restando che io De Ligt non lo vendo neanche sotto tortura, a meno che non arrivi veramente l'offerta che dice vabbè, come fai a rinunciare, mi rifaccio la squadra, ma poi mi devi davvero rifare la squadra, perché De Ligt se no me lo lasci lì. Però bene, dai, De Ligt Bonucci ieri bene. 5 ad Alexandro. Io non sono un fan di Harry Potter, penso di aver visto soltanto il primo film, eppure ben ricordo la presenza di un mantello dell'invisibilità. Ora, non so, chiamate Silente, chiamate chi doveva era ad Hogwarts, fate un controllo, cercate di capire se è stato sottratto, se è ancora lì, perché probabilmente ieri sera Alexandro l'aveva indossato. Signori, di cosa vi ricordate di Alexandro ieri sera? Io mi ricordo un urlo che gli ho fatto su una ripartenza, su un passaggio che ha sbagliato clamorosamente, e ho proprio detto, ma possiamo sbagliare una ripartenza perché una palla rimorchio andiamo in quel modo? Per il resto, abbastanza invisibile. Immarcatura su Nico Gonzalez. Sì, è vero, è stato lì, si è fatta la guerra uno contro uno con questo ragazzo. Tra l'altro, secondo me, ha fatto anche una buona partita Nico Gonzalez.
Alessandro però, ragazzi, non dà più niente. Cioè, non dà più nulla. Io non lo so. Eppure, in questa stessa stagione, ricorderete, io ho lodato tanto Alessandro, perché all'inizio dell'anno, ragazzi, spingeva, andava. Qua penso proprio che si sia bruciata la centralina centrale. Ma non perché è impazzito, ma perché a livello di Juventus non è più possibile proseguire insieme. Probabilmente si è raggiunto un livello, un punto di non ritorno, un rapporto logoro che ci stiamo portando avanti da un po' troppi anni forse, ed è giusto probabilmente salutarsi a fine stagione. Io non ho più speranza nel recuperare Alessandro, sono sincero. 5 pure De Sciglio, anche lui in area di rinnovo. Brutta partita di De Sciglio, Un paio di passaggi sbagliati, uno a centrocampo che mamma mia che nervoso anche lì. Un fallaccio molto brutto, poi la sostituzione, lui era pure diffidato, con questa ammonizione salterà la finale di Coppa Italia contro l'Inter, non il miglior De Sciglio, che in questa stagione comunque penso che il suo l'abbia fatto. Torniamo al discorso dell'altro giorno però, come vi dicevo col Bologna, se De Sciglio inizia a farti, non lo so quante partite abbia giocato, invece che le 10-15 abituali che dovrebbe fare la Juventus, e quindi diventa a tutti gli effetti un titolare o un vice titolare, abbassi il livello della Juve e i risultati poi sono sotto gli occhi di tutti. De Sciglio dovrebbe fare il minimo indispensabile. Vediamo se davvero rinnoverà, vediamo per quanti anni, ma la prestazione di ieri di De Sciglio non mi è piaciuta. Al suo posto Quadrado, da subentrato, che, signori, due giocate, due sgasate, uno contro uno, la sua solita finta. Tanto, lo sai, Quadrado ti punta sempre in quella posizione lì. Ti punta sempre con il doppio passo, ti punta sempre nello stesso modo. Tu lo sai che va a destra, cioè ne sei pienamente consapevole. Punta sempre così, va sempre a destra e ti salta sempre. E poi mette un bellissimo pallone a rimorchio per Danilo, che trova il gol del 2-0 e chiude la partita. Bene, bene Quadrado, anche da subentrato. Prima nel video di Allegri dicevo, sono qua che aspetto il rinnovo. Ovviamente Quadrado ha rinnovato, sì, per una stagione però. Io mi aspettavo uno split dello stipendio su due stagioni, una spalmata di ingaggio su due stagioni. È quello lì che intendevo. Quindi vediamo se sarà davvero così oppure no. Anche la prospettiva che possa diventare esattamente questo Quadrado, il dodicesimo uomo, il giocatore spacca partite. Poi c'è da fare un ragionamento un po' più ampio sugli esterni della Juve, perché esterni offensivi, ragazzi, Bernardeschi, Quadrado, Chiesa, tutti gli altri sono adattati, purtroppo con la cessione di Kulusevski, quindi non è con Chiesa rotto, quindi non abbiamo tutti questi esterni da dire. Dobbiamo cercare di capire come vogliamo giocare. Per me possiamo giocare anche 4-4-2 anche l'anno prossimo, a me non mi interessa, però mi piacerebbe avere l'ampiezza, avere dei giocatori che mi danno ampiezza. Se no, delle due dici, guarda, gli unici due esterni che ho sono Chiesa, Quadrado, perché magari Bernardeschi non lo rinnovi, allora giochiamo 3-5-2 e cerchiamo di capire se Chiesa può giocare o da una parte o dall'altra, cosa che non lo so, oppure in appoggio alla punta, che anche qui non lo so, però cerchiamo di massimizzare quelli che sono i giocatori, cerchiamo di capire qual è il modulo migliore per giocare, perché se dobbiamo giocare 4-4-2 tutto l'anno, abbiamo due esterni, di cui uno rotto, che non è nemmeno detto che Chiesa torni a pieno regime da subito, quindi cerchiamo un attimo di capire anche questa cosa qui. Danilo, 7, parte il gol, che viene servito come un cioccolatino sul piatto d'argento da Juan Cuadrado al 90esimo, è l'ennesima partita in cui veramente capisco che Danilo è importante, non è Cancelo, perché penso che il confronto sia impietoso tra i due, dico Cancelo perché abbiamo ceduto Cancelo per ottenere Danilo, più abbiamo una trentina di milioni di euro, quello che è stato, giocatore anche più vecchio, ma è un giocatore che ci sta mettendo tanto, ci sta mettendo tanto dall'anno scorso, secondo me è stato uno dei migliori, quest'anno un pelo peggio rispetto alla passata stagione, però nei momenti difficili lui comunque c'è e ci mette la faccia e non è una cosa da poco, e quindi io sono molto affezionato a Danilo, mi stava veramente piacendo tanto, mi sta convincendo tanto, poi anche quando l'ho incontrato di persona è stata una persona super educata e non me l'aspettavo nemmeno che fosse così ben visto anche dallo spogliatoio, perché primo anno quello con Sarri giocato poco, non si è compreso tanto, non mi sembrava nemmeno chissà quale giocatore. Dall'anno scorso con Pirlo e anche questa stagione con Allegri invece mi porto a casa un bellissimo rapporto umano, intanto affettivo con il calciatore, e tanta disposizione al sacrificio. Poi probabilmente anche questo continuo andare solo sul sacrificio ci sta limitando tanto, e le ultime due stagioni sono figlie anche del fatto che stiamo soffrendo tanto. Però Danilo, bel giocatore, mi fa piacere averlo alla Juventus. Rabiot, signori, dobbiamo fare un discorso su Rabiot, devo parlarvi di Rabiot, perché ieri sera mi è piaciuto, di là del gol che gli hanno annullato, al di là di... mi è piaciuto. Oh, allora, quando Rabiot mi fa questo, e
cioè il break, e poi mi porta sulla palla e magari mi fa l'inserimento e mi mette la fisicità e soprattutto mi mette la voglia, mi sembra anche un calciatore. Allora, il discorso su Rabiot è il seguente. Perché Rabiot è preso di mira dalla tifoseria? Perché è un giocatore che percepisce uno stipendio alto. Poi è vero che c'è il decreto crescita, ma rimane uno stipendio alto. Rabiot, con uno stipendio più basso, andrebbe benissimo, perché diventerebbe un giocatore che entra magari nelle rotazioni, aumenti il livello del centrocampo, la qualità del centrocampo. Rabiot ne gioca un po', ne gioca. Il problema è quando Rabiot percepisce uno stipendio molto alto, quando è titolare sempre, e allora capisci che la Juventus poi è destinata, no? È quello che dicevamo prima con De Sciglio. Il problema è che Rabiot, il pregio di Rabiot è che non si fa mai male. Il pregio di Rabiot è che c'è sempre, che diventa un problema per la Juve, perché poi la qualità del centrocampo si abbassa notevolmente e ci ritroviamo in queste condizioni qua. Ma anche in un centrocampo qualitativamente inferiore, con la partita come l'ha preparata Allegri, Rabiot, se è in serata, fa bella figura. Il problema è che questa Juve non si può permettere un giocatore con quello stipendio che sia titolare e con l'ambizione di tornare a essere grandi prima in Italia e poi provare a giocarci le nostre carte anche in Europa, sperando che possa essere qualcosa di più degli ottavi, perché se da 3 anni ci fermiamo sempre agli ottavi, allora questo probabilmente ci meritiamo. E da 3 anni comunque Rabiot le gioca, non dico tutte, ma quasi. L'anno scorso con Pirlo, secondo me, era stato il miglior centrocampista della stagione, Adrien Rabiot, a mani basse. Aveva iniziato anche a segnare con continuità, ci aveva mostrato un po' di cose fatte bene. Quest'anno pelo regredito, è ovvio che gli è stata anche cambiata la posizione in campo. Ormai Allegri lo vede fintala, non so, io non so nemmeno più come chiamarlo, perché poi si alza Alexandro, quindi è una sorta di interno esterno di sinistra, è il classico giocatore che mette lì Allegri, come hanno fatto con Mandzukic, con Matuidi, con Pogba. Il problema è quello lì che vi sto dicendo prima, che guadagna troppo per essere nel complesso Rabiot. Quello di ieri sera invece è stato un Rabiot che mi è piaciuto, una prestazione buona, 6,5 pure per Zaccaria. Ecco, per esempio, Zaccaria arriva a gennaio per poco, pochissimo, perché è in scadenza di contratto, prende poco di ingaggio perché siamo sui 3 milioni di euro, una roba di questo tipo, e si è inserito molto bene, direi, nell'universo Juventus, all'interno di questa Juventus. È un giocatore incredibile. Allegri l'altro giorno diceva: ogni partita c'ha almeno una palla gol pulita, che ieri sera forse ne ha avute anche 2, ma Zaccaria si butta sempre dentro. Io me l'ero immaginato tutto al contrario. Quando ce l'eravamo studiati insieme su Twitch per cercare di fare analisi, io mi immaginavo un giocatore che stava lì davanti alla difesa, una specie di Fabinho, qualcosa del genere. Invece questo è un giocatore dinamico, che in Germania giocava lì, ma è bravo a fare anche tante altre cose. Zaccaria è un bel punto di ripartenza. Su Zaccaria sono molto soddisfatto, purtroppo anche lui a livello fisico qualche infortunio di troppo l'ha accusato da quando è arrivato alla Juventus, perché c'è stato un lungo stop e col Bologna non era al meglio. Però secondo me Zaccaria è un bel giocatore, poi abbiamo possibilità di scoprirlo sul lungo, ma l'impatto che ha avuto mi sta piacendo, mi sta convincendo. 6,5 anche per Zaccaria, che è un po' sfortunato, ragazzi, il palo con l'Inter, la traversa, cosa vi devo dire, un po' sfortunato, ma le sue palle gol se le va a creare tranquillamente, si butta dentro, bel recuperatore di palloni, bel giocatore secondo me Zaccaria. Bernardeschi 7, mai avrei pensato di dirlo. Vabbè, allora, discorso è sempre quello: ci sono dei giocatori che devono essere dei titolari, dei giocatori che devono essere dei semi titolari, dei giocatori che devono essere delle riserve. Bernardeschi, quando è stato chiamato in causa nel momento difficile da Juventus con Chiesa, Dybala fuori, Bernardeschi il suo l'ha fatto. Anche ieri in una formazione senza Chiesa, Dybala, il suo l'ha fatto. Il problema è che Bernardeschi non può essere un titolare della Juve. E giunti al punto in cui si deve decidere se rinnovare o no, allora il discorso è sempre quello: se si accetta un posto ai margini dell'importanza della rosa con ribasso dello stipendio, allora ci si può pensare ad andare avanti con Bernardeschi. Io non sono assolutamente dell'idea che questo è, a me va bene, ma anche prima vi dicevo per Alessandro, ma può rimanere anche Alessandro, però mi deve capire che allora non è più il titolare, mi fa lui la riserva, mi farà una 20 di partite all'anno, e se adesso guadagna 7, dopo deve guadagnare 3, perché abbiamo bisogno di reinvestire quella parte di stipendio che un giocatore come Alexandro ad oggi non può percepire nella Juventus, su un giocatore più funzionale al progetto. A me che Bernardeschi mi rimanga lì, mi faccia la riserva a 2 milioni di euro all'anno, ma mi andrebbe benissimo. Però in questo momento difficile per la Juve, che sta cercando un cambio di rotta complessiva,
Bernardeschi non mi può prendere 4. Quindi vediamo che cosa succederà. Intanto, dovesse non rinnovare, ci saluta con un bel gol, sperando che possa anche replicare in finale Coppa Italia, perché no? 7 al Berna. Vlahovic, 5,5. C'è stata una novità rispetto alle ultime partite. Meno spalla alla porta, più sull'attacco e la profondità. Un po' nervosetto, un paio di giocate fatte bene, un paio di gol sbagliati per poca freddezza davanti al portiere, e questo ci costa sempre un po' tanto, perché magari abbiamo delle occasioni da gol, non le sfruttiamo. Nel complesso non una partita fantastica, una partita di sacrificio, perché lì davanti comunque abbiamo fatto bene fino a un certo tot di metri, poi negli ultimi metri o per imprecisione di chi serviva al passaggio o per imprecisione degli stessi attaccanti non si è riusciti. Per dire, il tacco di Vlahovic per Morata è bellissimo, poi Morata non tira di primo. L'inserimento in cui Vlahovic va a tirare e becca Drogoski con lo scavino, lì sono stati bravi a servirlo, non è stato bravo lui a concretizzare. Un po' di imprecisione, nel complesso una partita di sofferenza lì davanti. 5,5, che non è una bocciatura incredibile, però non mi ha fatto impazzire Vlahovic. 5,5 pure per Morata, che si è sbattuto, poi di concreto no, non troppo, non eccessivo, anche lui un po' troppo impreciso ieri sera. Penso che per i due attaccanti sia stato un po' complicato, perché di palloni puliti davvero ne sono arrivati pochi, e quei pochi che sono arrivati non siamo stati bravi a convertirli in gol. 6 invece per Paulo Dybala, che è entrato appunto al posto di Alvaro Morata, e secondo me il tasso tecnico della Juventus è aumentato. Un paio di dialoghi fatti bene con Vlahovic, la gestione buona del pallone sul gol che di Danilo, poi per il fatto di aver smarcato Cuadrado, di averla ridata sull'esterno Cuadrado, di ricominciare l'azione da lì, tanta qualità in più, un po' più di movimento. Poi è ovvio, giocato mezz'ora mi pare Dybala, i suoi palloni ha toccati, penso che abbia toccato lo stesso numero di palloni di Vlahovic, se ricordo bene le statistiche, quindi l'impatto di Dybala è stato positivo. È ovvio che, capendo che sono le ultime partite di Dybala con la Juve, se vado a memoria bene abbiamo il Venezia in casa e la Lazio in casa, poi basta in questa stagione, quindi ci saranno le ultime due partite di Dybala in casa. Sarebbe piaciuto vedere anche un gollettino di Paolo, perché da quando è stato annunciato il non rinnovo mi manca poter esultare a un suo gol. C'è stata una giocata fatta bene, che è stata quella col Cagliari, dove ha servito Vlahovic in profondità, dove poi abbiamo fatto gol. Manca ancora il miglior Dybala, purtroppo, visto che abbiamo le ultime partite in cui potercelo godere, però l'ingresso in campo di ieri è assolutamente da 6. E queste erano le pagelle, fatemi sapere le vostre, ovviamente di pagelle, fatemi sapere se siete d'accordo con quello che vi ho detto oppure no, e anche qualche parola sui giocatori in scadenza di contratto di cui abbiamo parlato nel video, qualche parola sul futuro di cui i giocatori che potrebbero rimanere oppure no alla Juventus, fatemi sapere un po' tutto.